Manca solo l'ufficialità, ma il nuovo allenatore della Regina dovrebbe essere lui, Marco Baroni, fiorentino, classe 63. Nel suo passato in panchina ci sono Pescara, Novara, Benevento, Frosinone e Cremonese. Sembra averla spuntata dunque lui sulla concorrenza di Aurelio Andreazzoli e Andrea Stramaccioni. Di sicuro c'è che fatale per la panchina di Toscano è stata la sconfitta di ieri sera al Granillo contro il Venezia. E dire che si era messa bene per una Regina in cerca di riscatto dopo il brutto 3-0 subito contro il Chievo. Dopo appena 11 minuti, Amaranto in vantaggio. De Rosa imbecca Lafferty che in caduta ruba il tempo ai difensori e beffa Lezzerini. Il Venezia non sembra in grado di reagire, ma la partita nel secondo tempo cambia. I lagunari si gettano all'attacco, la Regina si abbassa troppo, il gol è nell'aria. Al 31esimo Bocalon serve a Ramu che conclude a rete. Plizzari si supera, ma nulla può contro lo splendido nuovo tentativo di Aramu. 1-1, 7 minuti dopo il sorpasso. Di Mariano accelera sulla corsia di sinistra, palla per Bocalon che si gira e batte nuovamente il portiere. La tecnica nel calcio conta. La Regina prova a reagire con lo Iacono, ma Vacca salva praticamente sulla linea. Finisce così, Regina 1, Venezia 2. 10 punti in 12 partite per gli Amaranto e il presidente Gallo, che a fine partita annuncia l'esonero di Toscano.